forzista Cavatton, ancora assessore per un giorno, e il blitz dei fedelissimi accanto a lui. Restiamo con Forza Italia ma sosteniamo Bitonci. Un referendum per decidere le sorti del nuovo ospedale, l'attacco a Forza Italia con il patto del Nazareno di fatto saltato, l'analisi del Partito Democratico. Padova 2020 chiede che tutti facciano un passo indietro, con una coalizione vinciamo facile, dicono, e sono d'accordo sulla rinuncia alle primarie del centro-sinistra. Domani, al massimo giovedì, l'autopsia sul corpo del 19enne morto dopo aver trascorso la notte dalla fidanzata, la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Paura alla chiesa di Santa Giustina di Teolo, allertati dal parroco i pompieri. Crepe sui muri, sul soffitto, sul pavimento, l'edificio religioso è dichiarato inagibile. C'è attesa per il derby di lunedì tra Padova e Venezia. Intanto i biancoscudati domani se la vedranno con gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Carrarese. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Dunque, Matteo Cavatton, come gli altri, ancora un po' assessore, recita questo ruolo ma fuori dai palazzi. Oggi, alla presentazione dei dati sulla raccolta differenziata, si sono materializzati anche altri fedelissimi, altri ex, e si è parlato di alleanze. Arrivano a sorpresa, un blitz dei fedelissimi durante l'incontro dell'ex assessore Matteo Cavatton con la stampa. Un segnale, noi ci siamo ancora e siamo uniti. Speriamo che Forza Italia prenda i giusti provvedimenti. E lei lascia aperto uno spiraglio? Sempre, non bisogna mai chiudersi le porte, a priori. Comunque lo facciamo per i padovani. Tradotto, Marin va cacciato. Mai così diviso il partito di Forza Italia, falcidiato poi da un risultato elettorale che nonostante la vittoria vede i berlusconiani fermi al 5%. D'altronde lo aveva detto anche il nuovo commissario Paroli, lavoriamo per ricucire, e così non è escluso un riavvicinamento con l'ex sindaco. Io sono sempre di Forza Italia e sono onorato di appartenere a questo partito. Io senza se e senza ma starò sempre al fianco del mio sindaco Massimo Bitonci. Io penso che sia una grandissima risorsa per la nostra città e io sono anche convinto che tornerà di qui a 6 mesi a fare il sindaco di Padova. Cavatton, come gli altri, continua a fare l'assessore ma fuori dal palazzo. Aggiorna la cittadinanza via internet e svela i dati della raccolta differenziata. Padova vicina al 52%, terza tra le città italiane con più di 100.000 abitanti. Mi vedrete spesso, io penso che come privato cittadino che però intende ritornare ad occuparsi della cosa pubblica e del benessere dei suoi consociati, sarà possibile ancora svolgere conferenze stampa. Puntiamo al 56%, spiega, e a marzo la raccolta differenziata, come voluto dal sindaco, sbarcherà anche alla Guizza e al Bassanello. Prima i padovani lo diciamo noi, così il segretario del Partito Democratico e possibile candidato sindaco Massimo Bettin torna ad attaccare Bitonci e chiede al commissario Penta che sul nuovo ospedale indica un referendum per ascoltare veramente l'opinione dei cittadini. Restano avversari politici, ma li comprendo, si sono fatti votare su qualcosa che Bitonci, arrivato da Cittadella, ha poi tradito. E così, a 10 giorni dalla notte della caduta, il patto del Nazareno padovano sembra saltare. Lo strappo dei forzisti rimane un episodio isolato, i Dem di Padova si allontanano di fatto dagli azzurri, chiudendo lo spiraglio di un'alleanza con i moderati di centrodestra. Io so che due colleghi che appartenevano al gruppo di Forza Italia, fra cui il capogruppo, hanno fatto una scelta, secondo me prendendo atto che il sindaco ha fatto errori gravissimi e ha tradito il programma elettorale. Mentre al Pedrocchi i fedelissimi del sindaco caduto ribadiscono la propria fedeltà a Bitonci, il PD li etichetta così. Questo è il passato, signori. Adesso si guarda avanti, litighino in una stanza, non ci infastidiscano più. Credo sappiano tutti la distima, la non stima che Zaia aveva di Bitonci. È in corso un finto giochino di effusioni fra fratelli e coltelli che è scoperto. La Lega in frantumi, e secondo me, sa cosa le dico, Zaia si auspica pure che Bitonci si ricandidi perché perda la città ed eliminare un nemico interno. Ma anche qua sono faide leghiste che non ci interessano. Prima i padovani, lo diciamo noi, avanti tutta con una visione nuova di città. Da Bettin poi un appello al commissario a pochi giorni dal maxi vertice sull'ospedale proprio con il governatore Luca Zaia. Di fatto chiede un referendum. Non si fa un'opera frettolosa che secondo noi poi non si farà perché mancano i fondi, manca la volontà politica.
frettolosamente, col rischio che sia una mangiatoia, senza consultare i padovani. Soddisfatto alla notizia dell'apertura del tavolo per il nuovo ospedale, erano mesi che lavoravamo a questo accordo di programma con la firma digitale per la cessione delle aree, ultimo atto del sindaco Bitonci. Amarezza e rabbia contro i traditori che secondo il sindaco si sono mossi proprio per bloccare l'area. E questo è il commento dell'ex sindaco, che auspica ora che il commissario dia ragione al progetto mandando l'iter per la sua realizzazione. Intanto una radio nazionale, Bitonci viene preso di mira dal fotografo Oliviero Toscani, assolto per aver definito i veneti ubriaconi. Senza di lui, dice Toscani alla radio, diventiamo lentamente più civili. Senza Bitonci c'è un miglioramento nella civiltà umana, un piccolo miglioramento, e questo è il duro attacco ancora di Toscani. Il quesito del TGN aperta durante questa settimana: le cose non fatte a Padova, dunque chi le risolve? Dite la vostra con un sms al 345 85 66 847. Quali sono i problemi, che cosa accade, le vostre paure? Con una mail anche a padova@reteveneta.it potete continuare a segnalare, sono gli stessi contatti di E io chiamo Rete Veneta. Se c'è qualcosa che non va, segnalatelo e noi cercheremo di raccontarlo e trovare una soluzione. Un passo indietro da parte di tutti. Questa è l'opinione di Padova 2020, che analizza il fallimento, ricorderete, delle primarie di centrosinistra e di fatto della coalizione che 2 anni fa fece vincere Bitonci. Ora tornano in campo con una nuova proposta. Il vecchio centrosinistra, per come l'abbiamo conosciuto in questa città fino per 20 anni, è finito con quell'esperienza delle primarie e poi delle elezioni. Per questo serve qualcosa di nuovo. Serve un atto che dia soprattutto un segnale chiaro ai cittadini. Niente primarie, meglio così per tutti. Ma quella frattura nell'estate del 2014 furono proprio loro a crearla. Sconfitti nella sfida di coalizione con Rossi, scelsero comunque di sfidarlo al primo turno. Ora Padova 2020 propone di riunire tutti in un'unica grande coalizione di centrosinistra. Senza simboli di partito vinciamo facile, dicono, con uno schieramento social-cattolico moderato. Noi siamo molto moderati, forse Massimo Bitonci, che è molto radicale in certe sue scelte, in certte scelte di non ascoltare i cittadini. Padova 2020 è una forza civica, è una forza che al suo interno ha persone di sinistra, di centro, elettori del 5 Stelle, elettori anche di destra. Al vaglio ci sono già alcuni nomi che il movimento starebbe sondando in attesa di ricevere una risposta dai Dem e perfino, dicono loro, dal Movimento 5 Stelle, quest'ultimo vincolato però dal regolamento di Grillo che non concepisce alleanze. Obiettivo: non ripetere gli errori del passato. Si è rotta la coalizione su questioni di merito, per questo ripartiamo da volerla costruire prima per questioni di merito. I problemi erano la fusione tra APS e Bus Italia, e abbiamo visto i risultati che abbiamo ottenuti. Il problema era la cementificazione e vediamo i problemi che continuiamo a avere di rischio idraulico. Il problema era la qualità dell'aria, il problema era il nuovo ospedale, tutti i temi su cui poi nel tempo abbiamo visto che Padova 2020 ha avuto ragione. Ora a noi non interessa tanto aver ragione. Si svolgerà domani, il più tardi giovedì, l'esame autoptico sul corpo di Luca Marchi, il 19enne morto ieri mattina dopo aver trascorso la notte a casa della fidanzata in zona Arcella, Padova. Un decesso che ad oggi non ha una spiegazione, tanto che la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che appunto ne ha disposto l'autopsia. Il nuovo comandante della Legione Veneto dei Carabinieri punta tutto sulla sicurezza, risolvere l'allarmante richiesta di sicurezza, dice. Cambio al vertice del comando dei carabinieri della Legione del Veneto, una cerimonia in grande stile per salutare il generale Mezzavilla, che dopo 3 anni di attività a Padova assume il comando della divisione delle unità mobili di Roma, e accogliere il generale Giuseppe Lagala. Per lui un ritorno a Padova, decisamente però un'altra città rispetto al passato, una città in cui l'esigenza sicurezza è molto alta. Affronteremo secondo il criterio generale, che è quello di lavorare insieme alla cittadinanza, ai cittadini, alle autorità, di lavorare tutti insieme, perché la sicurezza è una questione di tutti e quindi tutti quanti possiamo dare qualcosa. E in merito al dibattito che interessa diverse città d'Italia, Padova compresa, sul possibile intervento dell'esercito non solo come misura antiterrorismo ma anche per contrastare episodi di criminalità dilagante, dichiara. Sono scelte che vengono prese ai adeguati livelli e noi carabinieri faremo il nostro dovere, il nostro lavoro, sempre in comunione con le forze di polizia, con le forze armate, come abbiamo fatto sempre sul territorio nazionale e anche all'estero.
quindi c'è un'assoluta unità di intenti, come ho accennato nel discorso, nell'intervento iniziale, unità di intenti con tutti, ma ripeto, non è un problema solo di forze di polizia, di forze armate, ma è l'intero tessuto sociale e dell'intera società civile. La chiesa di Santa Giustina a Teolo è stata dichiarata inagibile. Questa mattina per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno lavorato per fare le verifiche statiche nell'edificio dopo essere stati allertati dal parroco. L'esito dei controlli ha riscontrato importanti fessurazioni sui muri perimetrali, alla pavimentazione e al soffitto a volta, dovuti al cedimento del terrapieno sul versante nord-est. Questo è il rapporto dei pompieri, che hanno dichiarato dunque inagibile anche la trattoria adiacente alla chiesa. Dopo la canonica di Villanova, nel mirino dei ladri questa volta quella di Sant'Eufemia a Borgoricco. Borgoricco, non si fermano di fronte a nulla i malviventi che in pochi giorni hanno colpito un'altra canonica dopo quella di Villanova di Campo San Piero, presa di mira sabato sera. Questa volta il furto a Borgoricco, dicevamo, in azione in piena notte la banda si è introdotta nella canonica della pieve di Sant'Eufemia, approfittando dell'assenza del parroco Don Giovanni Bordignon. Hanno rovistato indisturbati un po' dappertutto, aprendo cassetti e ante, fino a trovare 2.500 euro, frutto delle offerte dei parrocchiani donate durante le messe del fine settimana. I malviventi hanno intascato i soldi e sono scappati, una somma considerevole, fortunatamente coperta da assicurazione. Indagano i carabinieri di Campodarsego. Una marmotta nel bancomat, detta così, ci lascia spiazzati. In realtà parliamo di un marchingegno rinvenuto all'interno dello sportello bancomat dell'agenzia di via Montenero Curtarolo, BCC Alta Padovana. La scoperta nel tardo pomeriggio di ieri da parte di un dipendente dell'istituto durante l'operazione di carico del denaro ha trovato una scatola con due spezzoni di filo elettrico che spuntavano. Immediata la chiamata ai carabinieri, sul posto gli artificieri che hanno bonificato l'area e recuperato l'oggetto. Ora una strana scoperta in un camino a San Giorgio in Bosco. San Giorgio in Bosco, che potesse essere Babbo Natale con più di un mese di anticipo, in effetti era parso strano a tutti, ma da alcuni giorni in una casa colonica di via Sega gli occupanti sentivano rumori provenire dal camino inutilizzato, svelato l'arcano quando con grande sorpresa i proprietari di casa hanno visto spuntare dietro al vetro che chiude la canna fumaria una civetta. Impossibile catturare l'animale, spaventato che ogni tentativo di liberarlo risaliva il camino di qualche metro. E così sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella. Ecco gli scatti al termine della caccia per il bene della civetta, che è stata liberata poi in giardino. Grandi, grandi impegni per il Padova nei prossimi giorni, a partire da domani Coppa Italia e poi il derby atteso con il Venezia. Tutto pronto per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Lega Pro di domani, che vedrà gli uomini di Mister Brevi affrontare in trasferta la Carrarese, ma già la mente corre al derby di lunedì prossimo, Venezia-Padova, faccia a faccia al Penso. Padova-Venezia, che c'è da aspettarsi? Una bella domanda. C'è da aspettarsi comunque una gara tra due formazioni che in questo momento stanno facendo un buon campionato. Il Venezia è in testa alla classifica, è una squadra forte, organizzata, lo siamo altrettanto anche noi, quindi ci aspettiamo una gara equilibrata e cercheremo di andare a creare più difficoltà maggiori possibili all'avversario. E in attesa del derbissimo del 28 novembre abbiamo approfittato per chiedere al mister un giudizio sui due possibili futuri scenari di stadio per i bianco scudati, l'ipotesi di sistemazione dell'esistente euganeo o l'idea del nuovissimo plebiscito che hanno diviso e stanno dividendo la politica e la città di Padova. Non mi sono fatto un'idea perché non conosco tutta la situazione in maniera completa, è un discorso che, ripeto, non spetta a me giudicare, ma perché non è che non lo voglio giudicare, non lo conosco, quindi è normale che ci siano le persone preposte per fare questo. Bene, resta il tempo di ricordarvi che questa sera, come sempre, c'è Focus a partire dalle 21.05 sulla grande attualità, sempre accompagnata dalle vostre opinioni. In studio con il direttore Luigi Baccialli, gli ospiti Roberto Marcato, Graziano Azzalin, Gian Antonio Darè, Sebastiano Casoni, Damiano Gottardello, Giorgio Marchetto, Andrea Levorato e Patrizio Miatello. E aspettiamo sempre i vostri sms. Bene, tutto per questa edizione di TG Padova. Grazie per averci seguito. Ora il meteo. Buona serata. Le previsioni per domani: cielo molto nuvoloso o coperto, in pianura foschie, inoltre fino a metà mattina e in serata nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali altrove. Precipitazioni, probabilità bassa per locali pioviggini di breve durata in pianura.
Temperature in pianura senza variazioni di rilievo, sui monti in aumento, eccetto stazionarietà dei valori diurni nelle valli.